Oggi è mercoledì 28 dicembre, ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel. Andiamo subito a vedere la prima del Corriere della Sera. Berlino avvertì più di sette mesi fa fermate Amri. L'allarme fu inviato in Italia sul killer della strage di Berlino. Quella foto alla stazione, eccola qui l'immagine registrata a Milano con la freccia rossa. La sagoma di Amri che passeggiava nella stazione di Milano, da lì a poco sarebbe arrivato poi a Sesto San Giovanni il conflitto a fuoco con la polizia e l'uccisione di Amri. Poi c'è spazio per il credito, l'economia, fondi sufficienti per Montepaschi Siena dopo l'intervento e le polemiche, l'intervento della BCE sull'aumento a gennaio previsto il nuovo piano di ristrutturazione, il tesoro dice garantite tutte le banche patuelli dell'ABI, il nostro sistema è solido. Parlarburg, Obama, Abe e il ricordo di quell'attacco uh, infame. Ieri c'è stato uh, l'omaggio alle vittime di Obama e del premier giapponese Abe e poi in sotto. Uh, in taglio basso, meningite, muore una maestra di 52 anni. La donna insegnava nella capitale in una scuola della Garbatella profilassi per decine di eh, studenti. In sottotestata scomparsa a 60 anni l'indimenticabile Principessa Leila, la principessa di uh, Star Wars. Questa la prima del Corriere della Sera, adesso prendiamo la Repubblica edizione nazionale che apre con... Montepaschi-Siena, governo contro la Banca Centrale Europea, replica alle critiche europee, 20 miliardi bastano per sostenere le banche, braccio di ferro tra Gentiloni e Padoan sulle agevolazioni fiscali ad alcuni eh, istituti. E poi in Italia potenziate le misure antiterrorismo, Hamri in Olanda prima di essere ucciso, a eh, Sesto San Giovanni, checkpoint Colosseo con i eh, blindati. Andiamo avanti: si parla dei sottosegretari, con Verdini che resta fuori, tutti riconfermati, sostituiti soltanto quelli. All'istruzione, il vuoto dell'America senza lo stile di eh, Michelle Obama, la First Lady uscente, gli ultimi giorni della Black Lady e poi anche qui, anche su Repubblica. Addio a Carrie Fisher, la principessa Leila, è stata lei la prima stella di uh, Star Wars. All'interno di Repubblica, dicevamo l'inchiesta sulle tracce di Hamri, Berlino-Milano, Via Olanda, il giro d'Europa del killer in fuga. Uh, è scappato, è fuggito da Berlino, un viaggio che si è fermato a Sesto San Giovanni, si è fermato per sempre con la sua uccisione, pullman, treni veloci e regionali, ecco tutti i mezzi usati dal Tunisino per far perdere le proprie tracce il mistero dei tre numeri italiani sul suo telefono. E intanto l'Italia è blindata, vedete queste fotografie, Milano, Genova e Bologna, blindata contro il rischio di attacchi mentre si preparano molte piazze nel nostro paese per la festività di Capodanno e quindi rafforzate tutte le misure antiterrorismo. Eh, Proseguendo ancora da Repubblica ma cambiando argomento, l'economia, pagina 6, salvataggio MPS, governo contro Banca Centrale Europea, il tesoro contrariato. Per l'assimilazione di Siena agli istituti greci, per sostenere le banche, bastano 20 miliardi. Il Consiglio di Vigilanza dell'Eurotower si è spaccato sui paletti al Monte Paschi, contrari gli italiani Panetta e Angeloni. Le autorità vogliono verificare i crediti eh, adottati dalla banca centrale e poi eh, contestarli. Via 20 settembre potrebbe arrivare al 75% del capitale di Rocca. Uh, sali in beni ma Standard Poor's è molto critica per risanare il sistema quei soldi non bastano e per, e per il Financial Times il conto finale può salire a 50 miliardi l'agenzia di rating dice aiuterà solo qualche piccolo istituto troppo lento il calo delle sofferenze. La concorrente Moody's invece mette sotto osservazione il Montepaschi per un rialzo eh, dei voti. E sugli sconti alle banche si dividono il Premier e Padoan. Basta aiuti ai francesi. No di gentiloni alle agevolazioni fiscali eh, richieste in particolare dalla francese Unicredit, da Unicredit di eh, Moustier. Andiamo avanti, proseguendo sempre da Repubblica, le scelte dei partiti, il governo, nuovo stop. A Verdini, questa volta sui sottosegretari, confermati quasi tutti. Gentiloni e Renzi lasciano fuori Ala. Domani le nomine, possibile cambio eh, soltanto all'istruzione con Faraone che dall'istruzione potrebbe eh, trasferirsi al di Castero per il mezzogiorno. Simona Malpezzi, insegnante, corre per l'istruzione. L'altra candidata alla scuola è Manuela eh, Ghizzoni. E poi si parla del, del ministro allo sport Lotti che è andato dai PM. Non sapevo delle indagini. Ora il confronto con il suo accusatore. Il ministro nega di aver avvisato l'amministratore delegato di Consip Marroni sull'inchiesta Appalti. Difeso dall'avvocato Coppi, l'esponente renziano è stato ascoltato dai PM per un'ora e mezza. Proseguendo ancora. Da Repubblica, legge elettorale, si parla ancora della riforma ma è già lite, Forza Italia accusa il Partito Democratico, basta diktat o salta tutto, lo stop di Zanda, al proporzionale scatena la rivolta azzurra, Berlusconi allontana le urne ma Calderoli apre ai dem, Forza Italia in rivolta, non hanno capito la lezione del referendum, e la Lega hanno paura dei collegi. Boccia? Assurdo affrettarsi a dare scadenze a Gentiloni. La Repubblica di Firenze è finita. E ancora, proseguendo, c'è la cronaca, pagina 16. Allarme meningite a Roma, muore una maestra, l'insegnante è deceduta lunedì, era rimasta al lavoro fino al 22 dicembre, decine di alunni sottoposti a profilassi. La scuola è la Cesare Battisti, famosa per aver ospitato la fiction I Cesaroni nel quartiere della Garbatella, i precedenti il 17 dicembre a Firenze è ricoverato un bimbo di 4 anni, ora però fuori pericolo. A Milano, tra l'estate e fine novembre, sono morte due eh, studentesse e a Brescia, stroncato a metà dicembre, un imprenditore di 59 anni. Per cui nel nostro paese è allarme meningite. Poi una tragedia familiare a Gela: mamma avvelena le figlie con la candegina e poi tenta il suicidio. Ancora per la cronaca, pagina 17, andiamo a Bari. La messa per il BOSS era uno scandalo, così l'ho fermata. Parla l'arcivescovo Cacucci, giusto preoccuparsi pure dei peccatori incalliti, ma no a cerimonie pubbliche. Il parroco, dice Cacucci, non ha considerato che un'iniziativa del genere poteva comportare un forte rischio di... Eh, emulazione. Eccoli i manifesti eh, che annunciavano la celebrazione in onore del boss Rocco Sollecito, manifesti affissi sui muri del paese. Questo per quanto riguarda eh, l'edizione nazionale di eh, Repubblica, adesso prendiamo la Repubblica Napoli. E allora si parla subito del caos sul lungomare De Magistris Striglia Assessore e Vigili. Troppi ambulanti e troppo degrado, non è più tollerabile. Sfida sulla movida. Non chiudo le strade alle persone nel consueto appuntamento settimanale con la diretta eh, su eh, Facebook. E poi Piano antiterrorismo anche a Napoli, stop ai tir in centro, blindati gli hotel, l'intervista con Guido, serve innovazione per crescere con il turismo. Poi andiamo all'omicidio di Chiaia, ora si indaga su due morti. IPM sarà riesumata la salma del padre dell'ingegnere ucciso, il padre di Vittorio Materazzo. L'iniziativa di Natale, sempre a pranzo con i detenuti di Secondigliano non si nasce, boss, e c'è chi pensa a voi. E poi il calcio Febbre reale, a Napoli è già febbre verso il Real Madrid, prezzi alle stelle per i biglietti. C'è il rischio bagarini andiamo all'interno di Repubblica Napoli. E allora la sfida di eh, De Magistris sulla Movida. Non chiudo le strade, non chiuderò le strade alle persone. Ma sul degrado del Lungomare striglia vigili e assessore, troppi ambulanti. È un'immagine non più eh, tollerabile. Intanto eh, il governatore De Luca. Contro De Magistris, io faccio il sindaco della Campania, dice De Luca. La Regione ha salvato la stagione del Teatro San Carlo con un finanziamento di 12 milioni di euro. È sempre Palazzo Santa Lucia, dice De Luca, ha riaperto, il Teatro Trianon, il teatro del popolo. Per cui continua a distanza il bot e risposta tra De Magistris e De Luca. Poi sul terrorismo. Scatta il piano sicurezza per le zone affollate, divieto di accesso ai tir nel centro, blindati gli alberghi, n'albero e alcune piazze. Il prefetto Gerarda Pantaloni ha coordinato un incontro eh, sulla sicurezza e sul divieto di transito dei tir in città e promosso proprio un decalogo per la Movida Sicura. Andiamo avanti, ultima pagina selezionata da Repubblica Napoli e pagina 6. SEPE ai detenuti di Secondigliano, non si nasce boss. C'è chi pensa a voi, il cardinale al pranzo nel carcere di Secondigliano organizzato dalla comunità di eh, Sant'Egidio. Allora, su questo argomento abbiamo preparato un servizio. Vediamo. Nelle mense delle chiese, nelle carceri, negli ospedali psichiatrici, oltre 50 iniziative natalizie quest'anno organizzate dalla comunità di Sant'Egidio per le persone meno fortunate, gli emarginati, i reclusi. Anche al carcere di Secondigliano si riscopre il senso della festa insieme al cardinale Sepe. Per il pastore della chiesa di Napoli il riscatto è sempre possibile. Il pericolo grosso qui nelle carceri è proprio quello di chi si sente chiuso, chiuso dentro e chiuso fuori. E quindi. Eh, avere poi quei cali anche psicologici di abbandono e di pessimismo. Qui nessuno nasce cattivo, nessuno nasce omicidio, nessuno nasce camorrista, nessuno... e, 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 e che poi le situazioni, le condizioni, certe situazioni eh, che hanno portato poi a queste devianze, ma tutto può essere riscattato. Per i detenuti di Secondigliano non solo tavola e fede ma anche momenti di intrattenimento insieme a Pino D'Angio. Si entra pensando di dare qualche cosa e invece poi si esce che hai ricevuto molto e quindi per me è mai diventata una tradizione venire a fare questo pranzo qui, e poi oggi c'era anche il cardinale che ha fatto una sua benedizione, poi è andato via e quindi mi ha detto di sostituirlo e quindi, e quindi adesso faccio facciamo cardinale, va bene? E quindi a tutti quanti voi eh, mi raccomando, eh, facitelo un, un buon anno eh, e a Maronna va compagnia. E sempre anche scherzato con alcuni detenuti dicendo anche nel 2017 potrete vedere gratuitamente in tv le partite del Napoli, ma mi raccomando... Niente, Juventini, lasciamo Repubblica Napoli e prendiamo il mattino vedendo subito la prima nazionale, la sanità, la campagna bocciata, le pagelle del Ministero per il 2016, ultima in Italia, peggiorano tutti i servizi, il disastroso bilancio di un commissariamento durato nove anni, ASL e ospedali sono al minimo storico. La partita politica, De Luca punta a diventare commissario, i malumori del PD contro la sua nomina. Poi il tesoro, banche bastano 20 miliardi, lo Stato acquisirà il 70% di MPS, l'Italia replica così alle critiche della Banca Centrale Europea. La lotta al terrorismo, stretta sugli immigrati, tornano i centri di identificazione, il piano del Viminale per la sicurezza, il killer di Berlino ribato alla stazione di Milano ed è polemica sui uh, controlli. Poi Campi Flegrei, lo studio che allerta gli scienziati, il caso per la prima volta rilevata pressione del magma sulla crosta terrestre, in taglio basso, lotti, non sapevo dell'inchiesta su Consip, il ministro dal PM smentisce tutte le accuse, solo incontri istituzionali. E poi dicevamo Napoli Real sui ticket, l'ombra dei bagarini, Champions, un affare da oltre 4 milioni, biglietti in vendita da domani. Andiamo a vedere proprio un po' di sport dal mattino, cominciando da pagina eh, 22, Real Boom, da domani. I biglietti, previsto un incasso da 4 milioni di euro con oltre due mesi di anticipo. Il Napoli ufficializza i prezzi per la sfida al San Paolo del 7 marzo. Ticket distribuiti online e attraverso le rivendite autorizzate del club. Curve a 50 o 70 euro dal 1 febbraio l'aumento. Poi scatta l'aumento sui eh, tagliandi, ma c'è l'ombra degli accaparramenti di ticket sulla grande festa Lombra eh, Bagarini. Proseguendo sarà un evento irripetibile ma le curve sono troppo care. Le reazioni sta per scattare la corsa eh, ai biglietti e dal comune arrivano rassicurazioni sui lavori eh, allo stadio. Parlano innanzitutto l'assessore Borriello, show di questo livello costano ma serviva attenzione per le fasce più deboli, poi l'ex campione di box Oliva, c'è il rischio che non siano pieni gli spalti e invece servirà il sold out, lo showman Gino Rivieccio, ci sarà il pienone ma in semifinale i ticket quanto costeranno? 500 euro? Eh, ottimismo dilagante di rivieccio l'attore Sergio Assisi. Perché non destinare, dice Assisi, una quota dell'incasso a iniziative a sfondo sociale? E poi la soubrette Barbara Petrillo. Vorrei vedere tanti giovanissimi tifosi sugli spalti, eh, e la loro grande festa. E infine il comico Ciro Giustiniani. Prezzi aumentati come il pesce a Natale: per gli U2 si paga e nessuno protesta. Insomma si dividono un po' eh, i personaggi pubblici napoletani su questo aumento su questo caro prezzi per quanto riguarda Napoli, Real Madrid ancora lo sport, pagina 24 parla Diego Maradona a tutto campo da Dubai Mertens come me il suo gol era un cross e poi veleno su De, La, su De Laurentiis e Higuain eh, per lo scudetto, non c'è grande differenza tra gli azzurri e i bianconeri sul piano del gioco, dice Maradona Gonzalo, il presidente avrebbe venduto chiunque ma io scelto il Napoli. Lui non ha fatto la stessa cosa. Intanto eh, sono state fissate per oggi a Villa Stuart a Roma le visite mediche del primo rinforzo di questo mercato di gennaio del Napoli, e cioè Pavoletti che arriva dal Genova. Andiamo avanti e cambiamo argomento alla prima interna del mattino Napoli. Movida e terrorismo, un capodanno blindato, eh, presidi New Jersey e fioriere a, a scacchiera, così saranno protetti il plebiscito e i palchi, stretta nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura, stop all'ingresso di tiri in città fino all'8 gennaio. I baretti di Chiaia, in arrivo multa e chiusura tra le due e le tre, oggi il decalogo tra comune, commercianti e eh, residenti. Andiamo avanti. E si parla dell'hotel Quisisana a Capri per l'impero degli hotel, offerta ai Morgano da 250 milioni. Gli alberghi tra i simboli del lusso nel mondo. La cronaca, da Torre del Greco, reagisce alla rapina: i banditi sparano è grave. Studente di 20 anni era con un'amica, colpito due volte con un proiettile alla schiena. E poi il delitto di Chiaia, Luca convocata in procura eh, l'amica del cuore per essere ascoltata, il piano contro i botti killer è già allerta negli ospedali della Campania. Prendiamo adesso la prima interna del Mattino Benevento e troviamo, anche qui capodanno sicuro, c'è la Task Force Vigili, Polizia e carabinieri in strada fino alla fine del concerto degli zero assoluto e quindi la festa e la prevenzione oggi l'ordinanza del sindaco limiti alle auto in centro già da venerdì poi l'allarme smog le polveri eh, sottili il comune si efficienta con un'operazione eh, ambiente cambiando argomento la sanità, pronto soccorso in ritardo, l'intesa tra l'ospedale Rummo e la ASL. E poi si parla eh, di calcio, il Benevento beffa per Ciciretti, due turni di stop. Brucia ancora la mara trasferta di Frosinone, la società di Vigorito ha, ha preannunciato il ricorso. Scure d'aspo per un tifoso, si indaga su altre situazioni. A proposito della partita in Ciociaria e poi focus sul prossimo avversario. Venerdì arriva il Pisa di Gattuso, una squadra in bilico. Eh, L'ultima notizia è una bella notizia. L'intervento dimentica borsa con 500 euro, la polfer la recupera alla stazione ferroviaria di Benevento dove una donna aveva dimenticato la propria borsa. Chiudiamo i giornali con la città di Salerno. E allora, troviamo subito gravi violazioni contrattuali. Chiusi i mercatini di Natale sul Lungomare. Il Comune revoca l'appalto a Buongiorno Italia. L'opposizione dice un grave danno di immagine. Dovevano chiudere il prossimo 10 gennaio, e invece c'è il serio rischio che i mercatini di Natale non ci siano più già nei prossimi giorni. Vediamo il servizio preparato dalla Redazione di Salerno. Gravi inadempienze contrattuali, dal mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico alla mancata comunicazione degli operatori che hanno pagato la scia in materia sanitaria fino all'area Marconi, sprovvista di casette, come invece era previsto nel contratto. Con queste motivazioni, il Comune di Salerno ha revocato con effetto immediato la Giudica a Buongiorno Italia, la società che gestisce le casette di legno in città. La motivazione risiede nel fatto che la società che si è aggiudicata la gara per i mercatini di Natale non ha ottemperato alle continue richieste di inoltre della documentazione pre-contrattuale per il rilascio dell'autorizzazione. Dopo varie richieste informali e formali, il giorno 20 abbiamo notificato una diffida dandogli 48 ore di tempo e stamattina quando ci siamo resi conto che nulla era stato fatto, abbiamo dovuto agire in questo modo. Quindi sicuramente sarà inibita la vendita. Se questo poi produrrà effetti anche sul piano di sequestri, non, non lo so, questo non glielo so dire. Sicuramente non potranno continuare la vendita. A Salerno deve prevalere la legalità e quindi tutto quello che si fa si deve fare con rispetto delle regole. Intanto l'opposizione va all'attacco: i consiglieri Dante Santoro e Antonio Gammarota parlano di ennesimo flop amministrativo e assicurano massima vigilanza sulla vicenda. Stiamo ancora sulla prima della città: più controlli a Capodanno anche a Salerno. Il questore Enrico usa il pugno di ferro, poi la morte sospetta nel carcere di Forni: due medici indagati per il decesso. Di Alessandro Landi. La difesa del litorale contro l'erosione, un progetto milionario ma già vecchio. Pressing degli ambientalisti va cambiato prima del bando. Questo uh, progetto. Poi si parla della lite sui conti in provincia con Iannone che uh, attacca Canfora minacciando di portare gli atti in procura. E poi la Salernitana con la cura Bollini che stenta a dare uh, frutta. I risultati, la cura non funziona. Esame verità per l'allenatore contro, contro il Perugia pardon, venerdì alla Recchi. Abbiamo chiuso con i eh, giornali, ultimi minuti della rassegna che, come al solito, dedichiamo al nostro sito. 8 pagine, eh, punto .it partendo dalla sezione di eh, Avellino, vediamo cosa troviamo. Innanzitutto lo stir, la Regione insiste, la procura indaga su un'azienda di Arcella. Palazzo Santa Lucia vuole fortemente l'ampliamento dello Stir di Piano D'Ardine, ma intanto nella Valle del Sabato continua l'inchiesta sulle attività delle aziende, delle fabbriche, scorrendo ancora. Dalla sezione di Avellino, Avellino, il tuo albero di Natale è ovunque, la Rai premia tutti. Quattro città ce l'hanno identico. Ironia eh, sul web, ora la televisione parlerà di quattro exploit. E scorrendo ancora, funicolare, luci spente, mercogliano, è un Natale da funerale. Uh, la, la funicolare uh, inaugurata con la fanfara a giugno l'hanno già chiusa, viale San Modestino dimenticato e negozianti esasperati. Poi scorrendo ancora. L'operazione L'agonia, la morte, il Calvario di mamma Anna, il dramma della 54enne deceduta dopo un intervento di asportazione dell'utero alla clinica Malzoni è stata aperta eh, un'inchiesta. Scorrendo ancora l'ultima slide da Avellino, il basket splendida Scandone, finale d'anno con il botto, Orlandina KO. I lupi dominano sin dall'avvio. Cinque biancoverdi finiscono la partita in doppia cifra, quasi 30 punti, 29 punti di scarto alla fine 94 a 65 miglior realizzatore Adonis Thomas con 24 punti da Avellino passiamo alla sezione di Benevento Paupisi cacciatore si ferisce a un piede con una fucilata un incidente durante una battuta di caccia indagano i eh, carabinieri e poi scorrendo Viespoli, isfol, luminari accese e luci spente. La vicenda dell'isfol può essere assunta a metafora della decadenza della città, dice. Pasquale Viespoli, poi proseguendo, camion in fiamme e giallo sulle cause. L'episodio ad Arpaise: una borsa. Abbiamo già visto questa notizia lasciata sulla banchina della stazione ferroviaria, recuperata poi dalla Polfer. Troppo inquinamento. Nuove norme per il riscaldamento degli edifici: PM10 alle stelle. Emessa un'ordinanza sindacale per limitare l'esercizio degli impianti termici. Vediamo cosa c'è su Caserta spettacolo alla reggia tra luci e giochi d'acqua un Natale di gusto con lo spettacolo delle fontane eh, danzanti e poi continuando a scorrere sbanda si schianta le fiamme Amerigo muore sul colpo l'incidente a Cagliazzo spacciavano droga nel casertano denunciati sei giovani tra questi anche tre minorenni i carabinieri hanno sequestrato circa 20 grammi di Ashish, poi bancarotta fraudolenta, finisce in manette un 45enne a San Felice a Cancello per un reato commesso nel 2006 a Pavia. Ultima slide da Caserta, Capodanno senza botti, multe per i trasgressori. L'ordinanza del sindaco Carlo Marino per ragioni di sicurezza. Andiamo adesso sulla sezione di Napoli, Torre del Greco, tragica rapina, difende la fidanzata, gli sparano, è grave, notizia che abbiamo già trovato sui giornali, poi San Gennaro Vesuviano, sequestrati tre quintali di botti illegali in una salumeria, è scattato l'operazione dei eh, carabinieri a San Gennaro eh, Vesuviano, gamba da amputare, miracolo dei medici. È è stata trapiantata la tibia. È successo all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: arto ricostruito con ossa di cadavere e cellule eh, staminali. Davvero un, una grande operazione, un grande successo per la chirurgia. Omicidio di Natale: vogliamo giustizia per Giuseppe. Siamo a Pomigliano d'Arco, sono stati confermati i domiciliari. Per l'imprenditore eh, La Gatta, ultima slide da Napoli, arriva da Portici, a 90 anni e dipinge ancora. Ed ora una mostra per eh, apprezzarlo. Si inaugura Villa Fernandez in un bene confiscato alla Camorra, la personale di Antonio Ciliberti. Chiudiamo con la sezione di Salerno. E allora il tarro sulla chiusura dei mercatini di Natale, buongiorno Italia pronta al ricorso per ottenere la sospensiva dal comune dicono atto dovuto e giusto, abbiamo sentito anche l'assessore al commercio, poi Enzo Napoli in minoranza in comune, il sindaco cede sulle varianti urbanistiche alla maggioranza e chiede unità per le... Provinciali per le elezioni provinciali. Scorriamo ancora: no della maggioranza ritirata la variante di eh, Matierno, il commercio in crisi, l'SOS degli esercenti del centro storico. Uh, ventre, dice, tra Cotoniere zero parcheggi e mercatini, così muore un intero uh, quartiere. Ultima slide da Salerno, riguarda il Crescent, il Crescent lì non può stare, ma come si fa a non capirlo? Nuovo esposto in procura di Italia Nostra e del Comitato Ambientalista parla la Presidente della sezione uh, cittadina, qui c'è anche l'intervista realizzata dal nostro Giovan Battista Lanzilli. Va bene, io mi fermo Qui sono uh, le 8 agli orologi di 8 Channel, uh, aggiornamenti dal touchscreen che torneranno già alle 11 e poi a mezzogiorno all'interno di 8 mattina con Imma Tedesco. L'informazione poi prosegue nel primo pomeriggio a partire dalle 14 con 8 Channel News. Una buona giornata da Angelo Giuliani, arrivederci.